Da un'iniziativa di monitoraggio della Guardia di Finanza si sono scoperte delle mascherine in vendita sui siti di commercio online espressamente indicate come contro il coronavirus. Noi sin dal primo momento, quando si è manifestato il fenomeno, quindi l'allarme, abbiamo monitorato quelli che sono i siti di vendita per evitare questi fenomeni di accaparraggio innanzitutto, ma di abusivismo e di frode in commercio, dove abbiamo individuato siti che vendevano prodotti normali presidi, specificamente indicati come contro il coronavirus, a prezzi che vanno molto al di là di quello che è il normale prezzo di mercato, sfruttando proprio il momento di allarme nella popolazione e sfruttando proprio il fatto che c'era una richiesta anche sul mercato di questo tipo di prodotti. Però il problema, il reato non sta nell'alto prezzo, ma nella dicitura. Sì, il reato sta nell'aver posto in commercio prodotti indicandoli come specifici contro il coronavirus, cosa che non è, e questo porta alla configurazione del reato. Il prezzo segue la legge del mercato, cioè solo il prezzo non dà di per sé il presupposto per il reato. La Guardia di Finanza ha sequestrato tutto questo materiale che quindi online si può ancora magari vedere ma non si può acquistare. Tutti i siti individuati saranno poi oscurati o chiusi, qui la procedura è un po' più lunga, però la nostra intenzione, la nostra preoccupazione è bloccare subito la vendita del materiale, quindi possiamo ancora trovare dei siti come quelli che abbiamo visto nelle immagini che vendono prodotti, ma i venditori sono già stati oggetto di perquisizione e il materiale è stato sequestrato. La responsabilità invece di chi raccoglie tutti questi siti, ovvero eBay, e che raccoglie questi commercianti, non c'è. No, il soggetto per contratto responsabile è il singolo venditore di quello che vende, e se non è merce palesemente invendibile o contra legem, ne risponde lui comunque delle indicazioni del prodotto e sulla qualità del prodotto.